Benvenuti sullo strano canale. Hélène viene vista per l'ultima volta in un parco. Si pensa si sia tolta la vita, ma gli eventi che seguono ci parlano di qualcosa di diverso e di molto più inquietante. Ci troviamo in Irlanda nel 2012. Incontriamo Hélène O'Hara, nata il 17 marzo 1976 a Dublino. Da bambina viene pesantemente bullizzata a scuola. Non è una vita facile la sua, specie durante l'adolescenza, quando i problemi mentali si acutizzano, tanto da rendere necessario ricoverarla diverse volte. La prende in cura il famoso psichiatra Anthony Clare, che le diagnostica un disturbo di depressione e uno di personalità borderline. Hélène soffre anche di asma, diabete e dislessia. Quando nel 2002 muore la madre, è un duro colpo che la getta nello sconforto più totale e le fa compiere parecchi passi indietro rispetto ai progressi fatti fino a quel momento. E così accade nel 2007, quando muore il professor Anthony Clare. A partire dal 2005 decide di andare a vivere da sola a Stepside, un sobborgo di Dublino. Ottiene un posto di lavoro come assistente operatore dell'infanzia a Ballybrack e ne riesce a trovare un altro part-time in un'edicola di BlackRock. In più, la sera frequenta un corso serale perché sogna di diventare un'insegnante montessoriana. Conduce una vita solitaria, ma come abbiamo visto le sue giornate e serate trascorrono tra i due lavori e i progetti per il futuro. Il riassunto a grandi linee della sua vita ci porta al 22 agosto 2012, quando a 36 anni scompare. Sulle prime si pensa che sia andata a lavorare come volontaria alla The Tall Ship Races, una gara di barche a vela che si svolge a Dublino in quel periodo. Ma di lei tra le imbarcazioni non c'è traccia. La prima cosa che fanno gli agenti avvisati della scomparsa è entrare in casa di Hélène. Brutte notizie, la sua borsa e il suo cellulare sono stati lasciati lì. Però c'è un però. Quando nel filmato della videocamera di sorveglianza del suo condominio la si vede uscire dal complesso, in mano ha un altro telefono. Un uomo che faceva jogging l'ha vista al Schengen Park alle 5:30 del pomeriggio. Il parco dista circa un quarto d'ora di macchina dalla sua casa. Si stabilisce poi che si è recata lì per visitare la tomba di sua madre che si trova nel cimitero della zona, grazie a una testimone che l'ha vista accanto alla lapide, mentre piangeva e singhiozzava. La sua auto si trova nei pressi del parco e, vista la conformazione dello stesso, si pensa che potrebbe essere caduta da qualche scogliera. O peggio, che potrebbe essersi gettata nel vuoto di sua spontanea volontà. Dopo aver scoperto che proprio quel giorno era stata dimessa da un ospedale psichiatrico per via di pericolosi pensieri suicidi, la conclusione più ovvia sembra essere quella. Attenzione, non bisogna mai dare per scontato nulla in questi casi, e gli investigatori lo sanno, per fortuna. È vero che lo sanno, ma prendono anche atto che non c'è nessun corpo da nessuna parte che possa confermare la teoria del suicidio. Si trovano in un vicolo cieco, almeno per un anno. Il 21 agosto 2013, uno dei cani di un'addestratrice cinofila parte in esplorazione in una zona boscosa di Killachie, ai piedi delle Dublin Mountains. Torna con un osso tra i denti e lo fa anche nei giorni seguenti, ad ogni passeggiata. Il tempo passa e all'inizio la padrona immagina siano ossa animali, ma quando il 13 settembre il cane torna con pezzi di stoffa attaccati all'ennesimo osso, comincia a pensare che possa trattarsi di resti umani. Avvisato il proprietario del terreno, torna con lui sul posto e insieme arrivano in una radura isolata dove li attende uno spettacolo orrendo. Una distesa di ossa, tra cui una gabbia toracica e una mandibola. Avvisano all'istante la Garda, la polizia della Repubblica d'Irlanda. Si riesce a recuperare solo il 65% dello scheletro e il riconoscimento avviene tramite le impronte dentali. Si tratta di Hélène. Tre giorni prima del ritrovamento dei resti, il 10 settembre 2013,
Tre uomini avvistano una borsa che sporge dalle acque del Vartry Reservoir, un bacino idrico vicino a Roundwood, a mezz'ora dalla casa di Hélène. L'estate è stata molto calda e secca, perciò il livello dell'acqua si è notevolmente abbassato, rendendo visibile quell'oggetto che altrimenti sarebbe rimasto nascosto alla vista. Nella borsa ci sono manette, vestiti, un bavaglio per la bocca con pallina di silicone, di quelli usati per i giochi di intimità particolari, e manette di pelle per polsi e caviglie. Gli uomini consegnano il tutto alla stazione della polizia di Roundwood. Visto il contenuto particolare, si decide di condurre altre ricerche e saltano fuori manette, chiavi, una carta a fedeltà di un supermercato a nome di Hélène, una maschera in pelle, un coltello, un inalatore, una catena con anello. Si draga il bacino idrico e altri oggetti vengono trovati. Due telefoni cellulari Nokia, due batterie per cellulari, un paio di occhiali da vista e uno zaino. Il numero presente sulla montatura degli occhiali corrisponde a quello sulla prescrizione medica rilasciata a Hélène. Le indagini procedono per identificare chi abbia gettato tutte quelle prove nello specchio d'acqua e soprattutto chi abbia ucciso Hélène abbandonandone il corpo tra i boschi, sapendo che il naturale processo di decomposizione, l'esposizione agli elementi e agli animali l'avrebbero fatto sparire per sempre. Prima scoperta. Da 5 anni Hélène visitava regolarmente un sito per adulti chiamato alt.com, dedicato a persone interessate a incontri intimi non convenzionali. Il suo username risulta aver interagito con quello di un certo Architect72. Dietro a questo nickname c'è Graham Dwyer, che è davvero un architetto. Ha un paio d'anni in più di Hélène, è sposato e ha 3 figli. Nel 2008 lui e Hélène avevano intrapreso una relazione all'insegna del bondage, che comprendeva anche l'uso dei coltelli. Nel laptop di entrambi ci sono video di questa natura e alcune email. I due si erano poi persi di vista per qualche anno, ritrovandosi nel 2011, quando Graham l'aveva ricontattata tramite un cellulare prepagato. I messaggi presenti sui due telefoni gettati in acqua, appartenenti a Graham e a Hélène, mostrano messaggi inviati da lui, che si faceva chiamare padrone, a lei, che era la schiava. Inquietanti sono 2 messaggi in particolare. Il primo dice: «Voglio piantare il mio coltello nella carne mentre sono eccitato. A volte vorrei pugnalare a morte una ragazza». Il secondo: «La mia voglia di stuprare, accoltellare, uccidere è enorme. Devi aiutarmi a controllarla o a soddisfarla». Le risposte di Hélène non sono entusiaste, anzi, sono quelle di una donna che vorrebbe una relazione per quanto possibile normale, priva di violenza. Non vuole più essere ferita da un coltello o essere picchiata. «Sono una persona, ho una dignità», gli scrive. Le frasi di lui non si possono ignorare, visto che Hélène, o per meglio dire ciò che rimane di lei, si trova sul tavolo di un anatomopatologo. Graham è stato visto entrare molte volte nel condominio di Hélène con lo stesso zaino trovato in acqua. Sul letto di Hélène c'è il suo DNA. Graham viene arrestato con l'accusa di omicidio. All'inizio dice di non conoscere questa Hélène, poi ammette di averla frequentata, ma giura che non l'ha uccisa. Dal suo laptop sono emersi alcuni testi in forma di diario in cui racconta di aver accoltellato una donna a Newcastle e di progettare di uccidere una certa Darcy. Questa Darcy viene identificata come Darcy Day, una ragazza che vive nel Maine, negli Stati Uniti, e che incappa in Graham navigando in rete in un periodo difficile in cui sta valutando l'idea di togliersi la vita. Graham, indifferente al dolore della ragazza, si offre di aiutarla in tal senso. Fortuna vuole che la distanza renda difficile un loro incontro, anche se Darcy dovrà in futuro attraversare l'oceano per andare in Irlanda e testimoniare al processo. Processo che comincia nel gennaio 2015. La difesa sottolinea che non ci sono prove che colleghino Graham alla morte di Hélène. È vero che i due hanno avuto una relazione, che a casa di lei ci sono tracce del passaggio di lui, che i messaggi che le ha inviato non sono dei più affettuosi, ma non è possibile provare che l'abbia uccisa.
Inoltre, Hélène, al momento della scomparsa, aveva pensieri suicidi. Le ossa rimaste non possono rivelare com'è morta esattamente. L'accusa ovviamente punta nella direzione opposta. Graham si è ben organizzato prima e dopo l'omicidio. L'ha attirata da qualche parte, dove l'ha probabilmente massacrata a colpi di coltello e si è poi liberato delle prove gettandole nel lago. Il linguaggio usato nei messaggi, continua l'accusa, è simile a quello di un serial killer in preda a un irrefrenabile impulso omicidiario. Si sottolineano le risposte di Hélène ai truci messaggi. Non desiderava più essere abusata, picchiata o punzecchiata e ferita con un coltello. Non si può quindi parlare di un incontro intimo brutale finito accidentalmente in tragedia. E infine si fa notare che Graham sapeva della recente dimissione di Hélène dall'ospedale psichiatrico, dettaglio che sapeva gli avrebbe fatto comodo in seguito, quando i suoi resti sarebbero stati trovati e la causa della morte sarebbe stata considerata il suicidio. A fine dibattimento tocca alla giuria a decidere. Il 27 marzo 2015 condanna Graham all'ergastolo. Non è una pena che viene comminata spesso in Irlanda. Non è finita, però. C'è un cavillo legale al quale si è aggrappato Graham che riguarda la legge europea sulla privacy e la conservazione dei dati personali. In questo senso, nel 2018, Graham ha vinto una causa contro lo Stato irlandese che, permettendo alla Gardaí, la polizia del paese, di sbirciare nel suo cellulare per leggere i suoi messaggi, ha di fatto violato le direttive europee. Anche se tale violazione della privacy è giustificabile, perché avvenuta nel corso di un'indagine per omicidio, va comunque contro la legge europea. Un conflitto assurdo tra le due legislazioni che si trascina fino al 2021, quando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dichiara, in parole povere, che ficca nasare nel telefono altrui è ammissibile solo in caso di una minaccia nazionale, non durante le indagini su un crimine. Nell'aprile del 2022, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che, sulla base di quanto appena detto, dovrà essere la Corte d'Appello irlandese a stabilire se le prove trovate nei cellulari di Graham e Hélène fossero ammissibili o meno durante il processo. Restiamo in attesa di sapere se questa potrebbe essere per Graham un'incredibile scappatoia verso un nuovo processo e magari un'assoluzione. Qualunque sorpresa porterà il futuro, ricordiamo prima di tutto Hélène, una donna che ha cercato l'amore nel posto sbagliato, portandosi dietro un fardello pesante di problemi fisici e psicologici. La testimone che l'ha vista piangere a dirotto in quel cimitero davanti alla tomba della madre ci parla di un'anima addolorata, sola, spaventata, che forse aveva capito che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno sulla terra. Peccato non poter tornare indietro nel tempo per consolarla, prenderle la mano e impedirle di andare a quel fatale appuntamento. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!